Salve a tutti e bentornati ad Hawkings, amici miei. E bentornati anche ad Unboxing che passione. Come avevo già anticipato nella puntata precedente, oggi andremo a trattare un oggetto che volevo molto, sempre perché ormai sono un dipendente, un Stranger Things dipendente, quindi mi sto cercando qualsiasi cosa che abbia a che fare con la serie. E dopo il vinile ufficiale, anzi i vinili ufficiali di Stranger Things, perché non parlare della cosa migliore che un fan potrebbe acquistare, ovvero il libro ufficiale, la guida ufficiale di Stranger Things. E quindi andiamo ora a parlare di questa meraviglia editoriale, ma prima facciamo sempre partire il nostro countdown per i nostri 10 minuti. Bene. Probabilmente mentre parlo farò passare come al solito dei video in sottoimpressione, non li ho ancora girati ma ci saranno sicuramente e serviranno per farvi vedere in particolare il prodotto. Allora cominciamo, che cos'è la guida ufficiale di Stranger Things? Il libro ufficiale, che cos'è? Ed è una guida appunto, ma la cosa interessante è come comincia questo libro. Vi leggo giusto la prima riga dice: ci ricevete? Questo è un libro per nerd. Ripetiamo, questo è un libro per nerd. Quindi, se state leggendo queste righe, congratulazioni. Siete nerd. A quanto pare, guardare la nostra serie TV non vi è bastato. Volete sapere, o meglio, avete bisogno di sapere, come è stata realizzata. Il genere di processo mentale che ci piace. Per questo anche noi, da veri nerd, ci siamo entusiasmati quando abbiamo saputo di questi making of. Io non vi leggo altro, anche perché sarebbe, penso, violazione di copyright, ma a parte questo è per farvi capire lo spirito del libro. Questo libro, appunto, già si può capire dalla copertina. Come vedete, non è che mi è arrivata rovinata per colpa di Amazon, no, semplicemente mi è arrivata perché è fatta così. È fatta così, in stile libro vecchio, detto in soldoni. Ma è particolare proprio la cura proprio che ci sta dietro alla grafica del libro, cioè dalle macchie che vi cercherò di farvi vedere nel video appunto in HD, come anche la patina delle pagine, che sembrano pagine invecchiate, pagine anni 80 invecchiate, ha proprio la cura maniacale che c'è all'interno. Vi dico subito che io non sono un fan dei libri guide ufficiali di serie TV o film, non ne ho acquistato praticamente nessuno. Delle due prediligo le biografie sui registi, o comunque sugli attori, prediligo molto di più. O magari su una casa di produzione, non su questo genere, sono molto scettico e infatti inizialmente non l'avevo considerato. Penso sia già uscito da un po'. Non l'avevo proprio considerato, non amo questo genere di cose, ma sfogliandolo poi in libreria mi sono reso conto che in realtà è un libro fatto veramente bene, perché è fatto appunto da fan per fan. Mi spiego meglio, da fan nel senso che i Duffer Brothers sono molto fan del loro lavoro. Loro stessi appunto dicono che è stato preso a piene mani dai film e dai libri degli anni 80. Loro dicono, hanno detto proprio che si sono ispirati ai film di Steven Spielberg e i libri di Stephen King. Nota è che anche il logo stesso richiama alcune copertine di alcuni libri di Stephen King. Quindi già dal lavoro sulla font stessa del titolo c'è un'ispirazione. E poi, come avrete notato anche voi che avete visto la serie di Stranger Things, è pieno di citazioni a serie, TV, più che serie TV soprattutto a film Lo Squalo, E.T., tutti questo genere appunto di filmografia anni 80. E qui si nota, si percepisce, e la cosa fatta bene, mi sono segnato un paio di cose come al solito, è appunto anche lo studio, ovvero da dove hanno preso spunto, appunto è scritto proprio da loro, si vede che molte parti sono scritte da loro. E questo rende ancora più personale un libro. Di solito un libro lo scrive un autore che poi inserisce interviste ai Duffer Brothers. Qui spesso sono scritte proprio da loro, ti spiegano anche da dove hanno preso la loro passione, da quando erano bambini che guardavano i film, di come loro sono riusciti a vedere in videocassetta il primo Batman di Tim Burton nonostante fosse vietato. Per cui proprio la passione fin dall'inizio, da dove sono partiti per lavorare appunto alla serie di Stranger Things. E ne ho letto circa un terzo ed è veramente pieno di cose interessanti, per questo volevo fare questa
questa recensione appunto sul libro. Parlano anche di D&D, appunto, di come giocavano D&D, di come funziona D&D. E una cosa molto carina che ho notato è che le schede degli attori barra personaggi della serie, ad esempio dei quattro protagonisti, è fatta come se fossero delle tabelle di D&D con i loro stessi punti di forza dei personaggi. E ho trovato una cosa molto carina, vedete, ne faccio vedere un paio. Ed è strutturato molto bene. Un'altra cosa divertente, ed è anche molto molto completo, molto molto approfondito, con anche piccole interviste anche agli attori stessi, di come siano stati scritturati, di come hanno lavorato dal processo mentale del personaggio. Addirittura io sono arrivato a una parte in cui si parla delle scenografie, di come hanno strutturato anche le stesse case dei personaggi, e ci sono foto molto particolari. Addirittura mi ricordo la foto di un posacenere della casa dei Wheeler, molto particolare, quindi anche lo studio stesso proprio delle scenografie, oltre che dei personaggi e della storia in sé. Ed è veramente veramente completo. Un pezzettino carino che vi posso far vedere è anche come hanno lavorato sul concetto, vabbè, dello storyboard. Addirittura ci sono pezzi di storyboard per farti vedere alcune scene, quella nella prima stagione dove si cappotta il furgone quando vengono inseguiti. E anche qui c'è proprio uno studio al 100%. Carino, anche qui un'altra cosa è come presentano i personaggi più adulti, ovvero Steve Harrington, Jonathan Byers, Nancy, e li fanno come se fosse un annuario scolastico del liceo. E anche qui con una cosa che ho trovato molto molto carina, con anche delle finte foto di classe. Quindi addirittura nella parte con Barbara Holland ci sono delle foto che loro avevano preparato, che poi non si sono mai viste fondamentalmente, servono semplicemente a scenografia. Ed è una cosa che ho trovato molto carino, è una cosa che non vedresti se non avessi in mano questo libro. E personalmente ti dà anche l'idea della profondità che hanno voluto dare dell'amicizia tra Nancy e Barb, e una cosa che magari non percepiresti al 100% se avessi visto semplicemente la serie. Quindi questo è anche un, come dire, dà una completezza anche a certi aspetti della serie che uno non saprebbe. Una cosa che mi ha personalmente molto stupito, anche altri personaggi, ogni personaggio viene analizzato con una sua grafica particolare, non vengono buttati semplicemente lì. Undy, ad esempio, ha addirittura la scheda personaggio fatta in un altro modo, come se fosse una specie di crappetta confidenziale dell'organizzazione dove lei era tenuta prigioniera. E qui appunto andiamo ad aprire, e anche qui ci sono altre informazioni che adesso non vi starò a fare perché non voglio spoilerarvi tutto il libro, ovviamente. È solo per farvi vedere come vengono approfonditi tutti i personaggi, e vengono approfonditi nei loro ambiti specifici: i ragazzini con le schede di D&D, i ragazzi più adulti appunto con una specie di annuario del college, le figure più staccate, come ad esempio Undy, come ho un vuoto comunque anche con la figura di Winona Ryder, oppure anche con la figura di Hopper. Scopriamo delle cose di Jim Hopper, scopriamo delle cose sue personali. Adesso, ad esempio, una cosa curiosa, ho trovato che non sapevo che Hopper, ad esempio, fosse un veterano del Vietnam. Una cosa che non sapevo. Non so se poi nella serie viene detto, viene accennato, però, anche se non viene fatto, sono informazioni aggiuntive che ti fanno anche capire meglio i personaggi. Ed è una cosa che ho trovato veramente, veramente figa, perché veramente ti permette di approfondire le cose. Se sei un vero fan al 100%, sono cose che non puoi lasciarti sfuggire. Una cosa fantastica, che ho personalmente trovato fantastica, è come viene fatta la sezione dedicata al sottosopra. No, non ho girato il libro, come vedete è questo. È stata stampata sottosopra, nel senso, le pagine sono sottosopra. Sono sottosopra e sono leggibili, nel senso, non è che sono finte. Ed è molto carina come idea, perché vengono analizzati il mondo del sottosopra com'è poi sottosopra. Ed è una cosa secondo me geniale, molto carina, assolutamente non fastidiosa, perché sono un gruppetto di pagine che semplicemente basta che giri il libro, non succede niente. Altre cose ancora io non l'ho approfondito al 100%, ma mi sono guardato bene anche. Si studia molto anche il design, anche inteso proprio di grafica, la resa grafica. Qua appunto c'è una immagine famosa che abbiamo già avuto modo di vedere nel vinile, ovvero la scena delle zucche che ho già citato e che viene fatta vedere. Lo studio stesso richiama molto le copertine,
dei libri di Stephen King, anche poi altri personaggi che vengono, non voglio approfondire ancora. Cioè, lo stesso mondo anni 80 viene riapprofondito qui e ti viene mostrato appunto come vogliono approfondire la vicenda. Ci sono anche cose molto carine, le finte pubblicità, tipo la pubblicità della BMX, in cui c'è anche scritto, c'è anche il finto numero di telefono che ti dice se vuoi avere informazioni chiama qui. E il tutto corredato da una bellissima stampa di fotografie molto molto belle che appunto rendono molto l'atmosfera, stampata su una carta molto buona, devo dire. Ho avuto modo proprio di vedere appunto fotografie che vanno a approfondire anche parti che non vedresti mai, cioè di scenografie che non vedresti mai. E qui tutto, devo dire che è molto interessante, è proprio un tuffo molto approfondito nella serie. Diciamo che, cosa posso dire, in soldoni, chiudendo senza andare troppo velocemente, è un libro per gli appassionati, che come me, ad esempio, vogliono sapere oltre, vogliono sapere come è strutturata, come viene lavorata una serie. E il processo mentale che ci sta dietro, per il tipo di lavoro che io cerco di fare, ho bisogno di capire come ragionano anche le altre persone su un determinato progetto. Questo libro lo fa, ma non lo fa semplicemente in maniera tecnica. Io ho letto anche molti libri tecnici a livello registico e cinematografico e recitativo. E delle volte ve lo posso anche dire, sono molto accademici, sono anche noiosi. Questo libro no, questo libro è sia per gli appassionati professionisti, lo metto tra virgolette, dell'ambiente, ma lo è anche per gli appassionati della serie e basta. Appassionati che ci sono comunque rimasti, devo dire, ma che comunque vogliono trovare, scoprire in maniera divertente quel lato che sempre non viene, cioè che non viene mai fatto vedere di una serie o di un film, il dietro le quinte. E devo dire che lo fa in maniera molto divertente. Mai banale, devo essere sincero, perché è un libro che non è mai banale. Come avete visto, ogni categoria è suddivisa molto bene, in modo netto, ma senza mai smettere di parlare di un argomento. Cioè, l'argomento inizia dall'inizio della prefazione, e sono arrivato circa appunto a un terzo, quindi non credo male. Quel che ho visto continua passando da un capitolo all'altro, lo fa in maniera abbastanza continuativa, che ti viene fondamentalmente voglia di leggerlo dall'inizio alla fine. Ho iniziato a leggerlo ieri, ragazzi, ma ho letto appunto un terzo, perché ti viene voglia di leggerlo bene. È scritto bene e si legge molto velocemente ed è molto divertente. Quindi, questo libro è sicuramente consigliato a tutti gli appassionati che, come voi, non possono più fare a meno di cercare informazioni su Stranger Things. Sì, cercatele online per le novità per la quarta stagione, ma per tutto quello che riguarda la prima e la seconda stagione, qui dentro, ragazzi, qui dentro, perché qui dentro c'è tutto. C'è tutto, è vero. Ci sono delle curiosità interessanti che adesso non vi voglio dire per non dilungarmi, ma è fatto veramente bene. Contiene delle curiosità, niente male. Una curiosità vi rivelo, non tutte, voglio rivelare una sola. Una riguarda la copertina, ma non ve la dico perché non voglio spoilervi tutto. Un gadget in aggiunta in più che è molto carino è la mappa di Hawkins, è vista dall'alto, proprio la mappa topografica. E questo è molto carina come cosa, perché appunto ti dà appunto quel senso di. È un'oggettistica, è un qualcosa che noi abbiamo visto nella serie ed è una cosa che ci ritroviamo tra le mani. Come anche un'altra cosa carina, ma detta così, c'è anche una specie di tabellina che si usa per il codice Morse, che si vede nella serie. E quindi tutto questo è veramente carino, è veramente coinvolgente. E devo dire che lo consiglio al 100% a tutti i fan della serie. Questo è il gadget definitivo per tutti gli appassionati di Stranger Things. Non sto scherzando. Mentre il vinile era un po' più per i puristi del vinile, di quel genere, l'ho detto. Questo lo consiglio al 100%. È fatto bene, è strutturato bene. Se riuscite a trovare, a cercarlo anche online, riuscite a trovarlo anche leggermente a meno. È stampato bene, è un buon libro, mi sembra rilegato anche bene. È il top su quello che è Stranger Things. Se volete saperne di più, non guardate online, ma prendete questo. Vabbè, guardate anche online, però questo è veramente il gadget definitivo. Io spero di essere stato esaustivo, mi sono dilungato anche troppo, e vi ringrazio per l'attenzione. Forse ci saranno, se vi piacciono, se vi sono piaciuti questi due video, quelli dell'unboxing del vinile
è questo di questa guida. Mi raccomando, like o commenti o visualizzazioni, ragazzi, perché se vi sono piaciuti, ho un altro paio di idee per la serie di Stranger Things, abbastanza originali. Sto cercando di essere originale e non troppo ripetitivo. Quindi, se vi sono piaciuti questi video, consigliateli anche ai vostri amici, perché se io vedo che ci sono abbastanza visualizzazioni, chiedo un centinaio di visualizzazioni a video, non chiedo la luna. Ovviamente, se vi è piaciuto, mettete un guarda, no, continuo a farli perché mi interessa. Ma mi raccomando, perché se vi piacciono questi due, sono piaciuti questi due video, io vi prometto che se arriviamo a 100 like, a 100 visualizzazioni al primo video e 100 visualizzazioni a quell'altro, ne farò altre due. È una promessa, assolutamente. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione. Come al solito, se volete, appunto, seguitemi ancora, ho fatto altri video. Vi consiglio anche il video delle 5 cose che ci sono piaciute e le 5 cose che non ci sono piaciute nella terza stagione di Stranger Things. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Arrivederci.